Nella recitazione c'è una tecnica che utilizzano il 99% degli attori, anche quelli molto molto famosi, che si chiama il magico sé. La tecnica si chiama proprio il magico sé. Il magico sé è una domanda che si fa a se stessi, quindi internamente, per immedesimarsi al meglio in una parte o in un determinato esercizio, chiedendomi con il magico sé come mi comporterei se mi trovassi in quella determinata situazione che sta vivendo il mio personaggio. In questo modo l'azione, quindi quello che faccio nella scena, quindi la mia recitazione, assume una concretezza nella mia testa. Facciamo un esempio: c'è una grande differenza se io dico a me stesso devo avere un atteggiamento di una persona che è arrabbiata o delusa, rispetto a se dico che cosa farei se una persona a me vicina mi facesse un torto su un qualcosa a cui tengo molto e di cui lei o lui erano perfettamente a conoscenza e nonostante questo l'hanno fatto. Noi nel secondo caso concretizziamo un qualcosa nella nostra mente, prende forma e diamo uno scopo ben preciso a tutto. Non è più un qualcosa privo di motivazione, come nel primo caso. Devo avere un atteggiamento di una persona arrabbiata o delusa. Cioè viene una roba innaturale. Io credo che i risultati con le ragazze, un giusto approccio, una serata spettacolare, passi dal sapersi costantemente parlare e motivare, esattamente come fa un attore in scena o qualunque altro artista che lavora con la sua mente, praticamente nel 90% dei casi, in tutti gli ambiti. In questo caso anche noi abbiamo il nostro magico sé, che mi ha aiutato tantissimo, specie all'inizio, che qui prende un'altra forma, quindi un'altra domanda, che è: che cosa farei se non avessi paura? Quando ti trovi in una classica situazione dove davanti hai una bella ragazza che vorresti approcciare, a cui vorresti dire un mucchio di cose, ma sei completamente bloccato per mille motivi, per ansia d'approccio, per non averlo mai fatto, perché hai paura di disturbarla, perché non sai che cosa dire, perché non hai fantasia, perché hai paura del giudizio, hai paura di un no, ripeti a te stesso: che cosa farei all'atto pratico se non avessi paura? Se io non avessi paura ora con questa ragazza, che cosa farei? Crea una mentalità anche effimera all'inizio attorno a questo concetto. Questa è stata una delle cose su cui ho ragionato assieme ad uno studente qualche settimana fa. Lo studente, secondo me, seppur non bellissimo, aveva davvero un ottimo potenziale. Quando parlava con me era simpatico, era divertente. Quando doveva andare a fermare a conoscere una ragazza che passava e camminava per strada, si bloccava totalmente. Quindi, tra le altre cose, ovviamente con ore di teoria, gli dico: cosa faresti ora se tu non avessi ansia e paure varie? La sua risposta è stata: ah beh, andrei lì e la fermerei tranquillamente. Parlerei della prima cosa che mi viene in mente. Sarei rilassato e la prenderei anche in giro per il buffo abbinamento dei colori. Bene, concentriamoci su questa cosa. Dissimula. Anziché concentrarti sulla paura, concentrati sul far finta all'inizio, dissimulare questa paura, nasconderla. Far finta chiaramente di non aver paura. La magica domanda: che cosa faresti se non avessi paura? Fa sforzare il tuo cervello nel creare concrete soluzioni da attuare nell'immediato. Lavora su questo. Ascolta le risposte che dà la tua testa quando fai 1, 2, 3, 4, 10, 100 volte questa domanda. Sei seduto in un pub con un amico, uno di fronte all'altro, e di fianco a te ci sono due ragazze molto carine, no? Magari c'è uno spazio qua e là, qualche metro più in là, ci sono queste due ragazze. Parlano tra di loro e qualche volta, no, vi lanciano qualche occhiata. Della serie: noi siamo qua. Hai ansia diffusa, ti immagini scenari apocalittici. Ti tremano le gambe, ti si annebbia il cervello. Ricomponiti e chiedi a te stesso: che cosa farei ora, all'atto pratico, se io non avessi paura, che cosa farei? Creati lo scenario in testa, datti la forza. Visualizza uno scenario positivo che ti suggestiona e parti.